Opti 2020, sono qui con due amici che ci seguiamo su internet, parliamo su Facebook, ci rimandiamo appuntamenti da qualche anno e finalmente sono riuscita a visitare un loro stand e a parlare con un attimo di calma dei loro meravigliosi occhiali. Ciao, sono da Joseph Wander. Johan. Elisa. Ciao. Di V-Class. Che fanno occhiali bellissimi in legno e di cui adesso ci parlano. Chi vuole iniziare? Lisa, facciamo passare prima le signore. Allora, da dove nasce la vostra idea? Allora, nasce nel lontano 2004, quando nostra figlia doveva mettere gli occhiali da vista. Nasce da una sfida lanciata da un ottico, perché appunto nostra figlia aveva un naso un po' particolare e non trovava degli occhiali che le calzassero a dovere. Perciò questo ottico ha lanciato a noi una sfida, in particolare a Johan, di disegnare un occhiale per nostra figlia. E così è nata questa cosa, dal 2004 appunto, che lavoriamo questo materiale naturale. Perfetto, quindi Johan, tu già lavoravi in legno per altre cose? Sì, all'epoca facevo lo scultore e ovviamente lavoravo in legno. Ma con l'occhialeria non avevo niente a che fare. Okay. Perché quando sono venuto in Italia facevo il restauratore per marmo, pietra e terracotta. Ah, ok. Cioè, la manualità la porto con me. Per cui siamo partiti da un'idea fondamentalmente proprio di lavoro artigianale sull'occhiale e da una competenza che io, come dico sempre, nelle mani, per creare invece un design che nel primo caso si adattasse al viso di vostra figlia, ma poi dopo che diventasse anche qualcosa da proporre al pubblico dei nostri ottici fondamentalmente. Certo, sì. Ovviamente l'esperienza della figlia è stata molto interessante per definire certe particolarità sui materiali, quindi lo studio dei materiali naturali, dei collanti da utilizzare, il fatto che volevamo per nostra figlia, era piccolissima, qualcosa che fosse assolutamente comodo, quindi lo studio dell'ergonomia, della calzata, che è il nostro nodo principale, e il fatto che fosse un occhiale estremamente leggero e sano soprattutto, quindi anallergico e il più possibile naturale. Poi ovviamente dalla nostra figlia abbiamo iniziato una collezione da adulti e da lì insomma è partito tutto, ci siamo lanciate, abbiamo fatto un po' di foto, abbiamo messo queste foto online e allora già nel 2004 qualcuno ci ha contattato e sono iniziate le prime sperimentazioni, le prime prototipazioni con ottici, alcuni esperimenti proprio anche fatti con gli ottici, per gli ottici, eccetera eccetera, fino ad arrivare al lavoro che è maturato molto negli anni, fino ad arrivare poi a qualche anno fa, oramai sono appunto qualche anno che lavoriamo in particolare sul su misura, quindi in modo sartoriale. Abbiamo qui il nostro sarto degli occhiali e ce ne parlerà meglio. Sì. Benissimo, sì, allora sicuramente questa idea del legno è una cosa, leggevo l'altro giorno di, non mi ricordo chi, che diceva quando nasce l'esigenza di qualcosa nell'universo, poi qualcuno la inventa, e credo che questa cosa valga, nel senso che c'è stato negli ultimi anni un po' una tendenza in cui probabilmente voi, come anche tra i primi, vi siete posti nel creare questo occhiale, gli occhiali utilizzando una materia come il legno, ma in generale secondo me è anche qualcosa che entra nel concetto di personalizzazione proprio di su misura. Sul su misura io sto lavorando molto come idea, quindi dal punto di vista del marketing, e sto valutando le varie soluzioni e ci sono un po' adesso queste due tendenze, no? Per cui una tendenza che va verso l'artigianalità pura, che significa proprio costruire manualmente come una scultura, possiamo dire, il prodotto, oppure poi tutta la tendenza dell'informatizzazione, diciamo, di quello che adesso viene chiamato artigianato digitale, che significa creare sempre dei pezzi unici però attraverso degli strumenti informatici. Sono due aspetti, due interpretazioni, diciamo così, di una tendenza molto richiesta in questo momento. È chiaro che un prodotto costruito che viene fuori dalle mani di un artigiano o di un artista è qualcosa che ha sempre un fascino particolare. Grazie, molto gentile. Allora, mi dicevate, avete una collezione, diciamo, con dei modelli codificati,
che comunque già sono fatti a mano e realizzati soltanto su ordinazione, quindi si tratta comunque di pezzi molto limitati come quantità, immagino, e poi la possibilità di andare da Jochen e farsi disegnare un occhiale totalmente proprio. Sì. E come l'approccio a questo tipo di cosa? Allora, ci sono ovviamente un po', siccome mi chiamo il sarto, è un po' presto, prendo in prestito l'idea della sartoria. Uno è il made to measure, cioè praticamente usare una forma già esistente e applicarla organizzarla a secondo della forma del viso, cioè il naso più largo, no? Cambiare dimensioni per naso, per occhio, per sopracciglia o lunghezza di asta, cose del genere. Okay. Quello veramente bespoke, come direbbe il sarto, è una cosa che nasce proprio dalla foto di una persona. Okay. È una consulenza di come la persona vuole vedersi, cosa vuole rappresentare, perché l'occhiale per come tante persone... vuole mostrarsi al mondo anche, sì. No? Perché per persone come me, per esempio, no? L'occhiale fa parte del volto come il proprio naso. Certo. Allora, avere un occhiale che non sta bene a quello che vogliamo rappresentare è un guaio. Non perciò la mia idea è proprio, cioè, creare non solo un paio di porta lenti no, davanti agli occhi, ma un prodotto che è unico, che esprime il più possibile la personalità della persona. Okay. E in questo processo, diciamo, della parte creativa iniziale, quando si sceglie come deve essere, come deve venire fuori il modello, è più, diciamo, la persona che si rivolge a te, che ti dice voglio un occhiale personalizzato perché lo voglio così, oppure sei tu che, partendo dalla, diciamo, personalità di chi hai davanti, hai la creatività di immaginarti la sua forma? Ah, in questo caso ci sono due clienti diversi, okay. minimo, no? Ognuno particolare, però ci sono queste persone che hanno una precisa idea di che tipo di occhiale vogliono avere. È molto difficile farli cambiare idea, okay. No? Allora si fa in questo modo lì e a secondo il più possibile il desiderio del cliente. Nell'altra parte invece è una persona che dice vabbè, io mi fido di te. Perché comunque non viene finito un occhiale che non ha le fasi di prova, come farsi una camicia con una giacca, una cosa del genere. Allora, in questo caso io mi sento completamente libero, ho bisogno di una sua foto e comincio sul mio computer, sulla foto della persona, a disegnare attorno all'occhio. Perché poi proprio la forma dell'occhio, che come è circondato dal sopracciglio, dal naso, dalla guancia, che mi dà l'input, no, per un lavoro armonico il più possibile. No? E poi lì si fa un primo screenshot per far capire, no? Ti può piacere così o si fa una variabile. E questo arriva su un cartamodello, nel vero senso della parola, che è indossabile, no? Okay. Però sempre nel modo più ecologico possibile, in questo caso di nuovo, che è indossabile, che ci dà una precisa idea come dovrebbe venire l'occhiale. Okay. E poi da lì si va avanti nel processo. Benissimo, e invece per quanto riguarda il rapporto tra questo prodotto realizzato su misura e poi la parte invece correttiva, quindi inserire la lente, gli spessori, queste cose qui, come siete organizzati? Cioè, sono occhiali che comunque si adattano facilmente alla parte poi di correzione o dovete fare delle cose in particolare? Ora, la prima sfida nella costruzione dell'occhiale per la fila era questa, che bisognava poter inserire una lente, certo. No? E questo era il primo in assoluto. Allora, la collaborazione con l'ottico nasce nel 2004, no? Perché sennò non era possibile pensarci. Lì non è mai c'è stata, ovviamente. No, infatti, no? Allora, ovviamente, se io costruisco un occhiale, no? Fin dai primi dettagli, no? In collaborazione con l'ottico o l'ottico del cliente stesso che si fida del suo ottico, no? Oppure l'ottico con il quale lavoriamo noi da tanti anni, no? Si crea un occhiale completo, cioè non la montatura da una parte e la scabata ottica dell'altra. Così io so che il mio ottico conosce, no? Sa leggere le inclinazioni, le cose, le particolarità, e si arriva a un prodotto finito, no? Okay. Che di solito
cioè l'ultimo cosa, no? È lo scatto della lente nella montatura. Preferisco farlo con le mie mani, okay. Però non sono ottico e tutta la parte dell'ottimetria e delle cose lascio volentieri ai colleghi che lo sanno fare meglio di me. No? Ok, perfetto. Quindi oggi chi volesse inserire nel proprio assortimento i vostri occhiali come deve fare? Beh, ci può contattare direttamente oppure adesso siamo in fiera, è un modo per conoscere il nostro lavoro, per raccontarlo in parte, ma già abbastanza bene perché si può mostrare una serie di lavori. Mm-hmm. Ci può venire a trovare nella nostra bottega Atelier a Firenze. Okay. Anzi, non è raro che ospitiamo gli ottici che spesso e volentieri sono molto incuriositi di come nasce un occhiale, perché la nostra filiera è proprio tutta interna, quindi noi non demandiamo parti di lavorazione agli altri, ma partiamo proprio dal legno naturale, dal tranciato, e consegniamo l'occhiale finito, quindi è tutto un mondo da scoprire e non è appunto raro che l'ottico venga ospitato da noi. Noi lo facciamo molto volentieri perché spesso e volentieri, specialmente per un prodotto estremamente artigianale come il nostro, se l'ottico riesce a capire come questo viene realizzato dall'A alla Z, è molto più facile che racconti poi la storia al cliente finale, lo sappia ovviamente veicolare, sappia spiegarlo, ma anche sposi un progetto di artigianalità piuttosto che, okay. No? Okay. E l'ultimissima cosa, mi accennava Lisa prima che stai lavorando, diciamo, verso la formazione, quindi con l'idea di insegnare, sì, sia questa arte di realizzare gli occhiali sia anche un po' di cultura dell'occhiale personalizzato. Visto che sai che io faccio tanta formazione, adesso ne farò ancora di più col mio nuovo portale di Vendere in Ottica. Qual è il, diciamo, come si sta organizzando, qual è l'idea che hai da questo punto di vista? Allora, io propongo tre tipologie di corsi diversi. Uno è, diciamo, per chi mi piace proprio l'artigianato, no? Di fare con le proprie mani, ha la possibilità di venire a noi a costruirsi il suo occhiale in legno. Ah, fantastico! No? Cioè, o partendo da un pattern esistente, mm-hmm, da un modello esistente, però comunque assiste alla fresatura, no? Se lo deve mettere in piega da sé, e poi dopo tutta la fase di lavorazione, no? Fino all'accordatura lo può fare da solo. Okay. No? E questo è molto affascinante perché ovviamente alla fine porta il suo occhiale che ha fatto con le proprie mani. Uh-huh. E la lavorazione di legno, che abbiamo visto, è anche terapeutico, no? È una cosa che fa bene, stare tranquilli. Cosa... Come la maggior parte dei lavori manuali. Sì, infatti, no? È vero. Poi il secondo tipo di corso si tratta di insegnare a creare un occhiale su misura. Cosa serve? No? Quali sono le misure? Quali sono i punti di attenzione? No? Cioè, come misura, come fisionomia, che cosa importa per avere un occhiale veramente calzante e comodo? No? Da anatomia, ergonomicità e queste cose in più. Il terzo corso è un corso che non c'entra direttamente con il lavoro dell'occhiale, ma più con... sì, personal stylist, se voglio posso dire, sì, una cosa del genere, no? Cioè praticamente insegnare a ottici o persone che lo vogliono diventare come trovare la montatura giusta per il volto giusto, mm-hmm, no? Quale è la differenza tra una montatura e un'altra e soprattutto cosa cambia nella persona che si ha di fronte, perché noi non ci vediamo, no? L'altro di te. La percezione della cosa, se portiamo un occhiale o un altro. Okay. No? E questo ho collaborato con una psicologa, un caro mio amico, col quale mi sto ancora confrontando, no? Sulle mie esperienze empiriche, no? E proprio via la scienza della psicologia. Okay, molto interessante, perfetto. Allora, abbiamo visto la storia di un'impresa che è nata per caso e che ha unito un'esigenza, quindi un'esigenza che nasce come una loro esigenza e quindi come un'esigenza anche del mercato, ha preso delle competenze, le ha guardate in maniera creativa e ha tirato fuori qualcosa di nuovo. E non per niente potrebbe diventare anche un valore aggiunto per chi
vuole proporre all'interno delle proprie attività qualche cosa di veramente diverso. E su questo discorso di costruirsi l'occhiale da solo, direi il top della customer experience che si può avere all'interno di un'attività che vuole proporre occhiali personalizzati. Perfetto, grazie mille, sono veramente felice grazie di essere riuscita a venire e ci vediamo a Mido. Sicuramente in giro. Ah, ok, Mido, sì. Ok, perfetto. Benissimo, grazie ancora. Grazie.